Benvenuti a questa nuova edizione di Senior News, vediamo i titoli di oggi. Vaccinazioni anti-Covid, regioni a due velocità, il commissario Figliuolo ribadisce prima gli anziani. RSA entro fine mese riprenderanno le visite. Malattie respiratorie, l'importanza per gli over 65 di controlli medici regolari. Il farmacista ospedaliero, figura strategica per il Servizio Sanitario Nazionale. Ormai da qualche settimana la campagna vaccinale ha avuto una forte accelerazione in molte regioni italiane, una vera e propria corsa alle vaccinazioni che però rischia di proseguire non in maniera uniforme fra tutte le regioni, con qualcuna in affanno sulla copertura prioritaria degli over 80, i più a rischio per la letalità Covid e per i quali si segnalano i maggiori ritardi in Sicilia, Calabria, Campania e Sardegna. Per questo il commissario Figliuolo è tornato a ribadire che è necessario mettere in sicurezza gli anziani prima di aprire alle prenotazioni gli under 60, così come è indicato nell'ultima ordinanza, quella del 9 aprile scorso, ma non sempre rispettata dalle regioni. Il prossimo decreto aperture dovrebbe ridare il via libera alle visite nelle RSA da parte di parenti di ricoverati, ad annunciarlo i due sottosegretari alla sanità, Sileri e Costa. Il provvedimento consentirà di strappare alla solitudine e all'isolamento dalla famiglia migliaia di anziani, molti dei quali non vedono i propri familiari da inizio pandemia. I benefici della campagna vaccinale consentono infatti ora di riaprire le porte dell'RSA, dove il 95% degli ospiti ha ricevuto la prima dose e l'80% ha completato il ciclo vaccinale. Il provvedimento, che stabilirà le regole per l'accesso alle visite, potrebbe entrare già in vigore entro la fine di maggio, soprattutto se la curva dei decessi calasse con decisione. 15 italiani su 100 soffrono di malattie respiratorie, sono circa 6 milioni quelli che soffrono di BPCO3 e quelli interessati dall'asma, più di 300.000 invece quelli con asma grave. Fondamentale che questi pazienti seguano le cure prescritte e si sottopongano a controlli regolari. Programmare delle visite, anche se non stanno, se stanno bene, non ne sentono il bisogno, comunque di programmare le visite. Tenga presente che oramai, mentre una volta la visita pneumologica era considerata soltanto un auscultare il torace, adesso ci sono degli indicatori obiettivi, c'è la spirometria che è diventato un must, un elemento fondamentale per verificare come sta andando la malattia. Per cui programmare a secondo del profilo di gravità di quanto sia lieve o grave la malattia nel momento in cui si presenta all'osservazione di un medico, sarebbe opportuno programmare ogni tot mesi, indipendentemente da un'eventuale urgenza, programmare una visita proprio per verificare che tutto stia sotto controllo. Quindi una programmazione dei controlli anche al di fuori delle emergenze. In questi mesi di pandemia, quando si parla di assistenza sanitaria, si citano medici, infermieri, operatori sanitari e farmacisti del territorio. Si nomina meno il farmacista ospedaliero, una figura che in realtà è abituata a lavorare nell'ombra, ma che ricopre un ruolo strategico e centrale. Il farmacista lo vedo meno erogatore di farmaci, ma più professionista integrato nei processi, anche come supporto alle direzioni strategiche aziendali, perché il direttore generale di un'azienda sanitaria, logicamente, ha nel farmacista, può avere quell'interlocutore che gli permetta di vedere all'interno di un processo il ruolo del farmaco e non la dispensazione del farmaco. Il farmacista di oggi, non dico del futuro, perché già deve essere di oggi, deve essere quella persona che è comunque un professionista che è preparato e riesce a contribuire nel processo sanitario a 360 gradi. Senior News termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento come sempre a domani.